tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio fare una recensione del gloss che ho comprato di recente di Too Faced, che è il Lip Injection Extreme, che è questo qui. Ho notato che ce ne sono diverse versioni. Sinceramente non ho mai provato nessun prodotto Too Faced e soprattutto non ho mai provato questo gloss, quindi non so in realtà gli altri gloss se hanno diverse colorazioni dal mio, come funzionano, perché non li ho mai provati, solo che avendoli sentiti per molti anni e visti soprattutto nelle foto e nei video, ho voluto provare un gloss volumizzante di Too Faced, quindi è il primo prodotto, magari poi mi troverò bene. Noto comunque che al primo posto c'è Mineral Oil paraffina liquida, ma tanto a me non interessa, sapete che non ho alcun problema, anzi io credo che sia proprio questo effetto della paraffina che mi aiuta a tenere poi le labbra idratate, quindi non sono una persona che guarda l'inci, tanto so che se è stato messo in commercio è perché è stato approvato il suo PIF, quindi il Product Information File, che è un file segreto che viene, che contiene tutte le informazioni del cosmetico, tra cui anche appunto i test in vivo e in vitro e appunto i test sulla sicurezza, quindi non mi pongo problemi. 93% appunto di più plump. Il prodotto è lui, ma tanto so che lo conoscerete tutte, cioè sono l'ultima che tra virgolette l'ha comprato secondo me, ma non importa, nel senso che ovviamente l'ho pagato 29 euro. E ci sono dei mesi in cui 29 euro sono pochi e dei mesi in cui sono tanti per un gloss, e quindi si compra quello che si può, insomma. Però volevo tanto provarlo e vediamo insieme il risultato sulle labbra. Sapete che ho già anche altri gloss plump, non tantissimi devo dire, cerco sempre di non avere più di 5 prodotti per categoria e sto anche cercando di finirli prima di comprarne, però questo qua doveva arrivare a una spedizione gratis e quindi mi sono fatta tentare. Non so se sono io che sento questo sapore di sciroppo alla banana, che a me tra l'altro piace, quindi non è neanche un problema. Attendiamo 5 minuti, vediamo che cosa accade. Volutamente non ho messo niente. Non ho messo niente sulle labbra, burro cacao, matite. Sento che inizia a fare il suo lavoro, quindi a pizzicare, che poi non è che pizzica, cioè è un pizzichio sopportabilissimo, ecco. Mi è venuta in mente una persona che conosco che non sapeva dell'esistenza di questi gloss plump che danno quel pizzichio che mi fa una cosa come ho comprato questo gloss in questo negozio, ovviamente non dirò qual è il negozio, tanto secondo me aveva ragione il negozio, ovviamente. Pizzicava, io l'ho riportato indietro dicendo di cambiarmelo perché quello pizzicava e mi hanno detto signora, lei ha comprato la versione plump, sono tutti così. Ma come sono tutti così? Ovviamente bisogna conoscere i prodotti. Inizia a dare questo effetto pizzicore sopportabilissimo. Tra l'altro sto finendo anche una palette di ombretti dove è rimasto solo questo ombretto che non ho mai usato, ma credevo che il rosa mi stesse male sugli occhi, ma in realtà non lo trovo così malvagio. Magari ci sono dei colori che mi stanno meglio, però si può usare benissimo, così finisco la palette e poi la butto. Ok, sta facendo questo lavoro, lo sento proprio lavorare. Tra l'altro mi piace moltissimo, a parte che è sporco di colla per ciglia finte, non so com'è. Come mai, però mi piace moltissimo tutto questo packaging, tutto glitterato con i ghirigori. Devo dire che Too Faced mi ha sorpresa in positivo, quindi sicuramente comprerò altri prodotti del brand. Di solito per testare un brand la prima volta compro prima i suoi best seller per vedere se mi convince, se mi convince poi compro anche prodotti di testa mia. Perché sono più una persona che compra prodotti di testa sua rispetto a quelli che vede, tranne appunto questi qua classici che si vedono veramente da anni dappertutto, quindi insomma volevo provarlo anche perché il prodotto credo best seller di Too Faced sia proprio questo, insieme a alcune palette che magari più avanti proverò. Prima devo finirne tante, lo sapete come la penso, ormai l'avrete capito, lo dico in tutti i video, non lo dirò più perché secondo me diventa noioso dopo. L'effetto mi sta piacendo tanto, vedo le labbra belle voluminose, quindi sì, voto, visto che mi avete chiesto di dare i voti,
voto da consumatrice che ha speso 29 euro per un gloss di un brand che non aveva mai provato ma che conosceva benissimo e sa insomma che è un brand rinomato. Voto per questo Plump 10, perché non mi aspettavo di meglio da questo Plump. L'ho comprato e mi aspettavo questo effetto, quindi non posso dire che do meno voto perché è quello che mi aspettavo, è esattamente quello che sto ottenendo. Quindi questo è tutto, mando un grossissimo bacio, fatemi sapere se anche a voi piacciono questi gloss di Too Faced e soprattutto se ne esistono altre versioni. Questo è l'Extreme, ok? Non so se ne esistono altre versioni oltre all'Extreme, se voi lo sapete me lo potete scrivere qui sotto. Ciao!